Ma detto ciò, attenzione. Magari qua? No, qua ci dormono, chiaramente. E quindi, pazzesco. La gilda bestiale. Sì, raga, faccio parte della gilda. Vuoi non prendere una fetta di torta? Forza. Però io non ho venduto le mie cianfrusaglie. Sono andato nel posto delle cianfrusaglie e non le ho vendute. Ma non è un problema, perché comunque si vede che L'universo Metallurgia mi sa di posto di armi. Posto di armi mi sa di posto che ti compra. Chiaramente il pollo. Però raga, questa è istigazione ad delinquere. Buongiorno. I polli si stavano mangiando l'erba pipa. Io volevo avvisarvi. Ma raga, c'è nessuno. Qual è il discorso? Sono i polli? Sono i commessi, si sono trasformati in polli? No. Allora, mi stanno mettendo alla prova? Punto di domanda. O cosa succede in questo posto? Di preciso, perché nel senso, io insomma non è che voglio necessariamente. No, lì mi sa che si esce dal. Questo è di nuovo il paiolo magico di Cristo, vero? Alchimie Greybeard. Buongiorno. Buongiorno. Lei però non me le compra le cianfrusaglie. Che la via sia anche con te. All you'll ever need, but please take a look. Apart from my wares, you mean? No, però volevo scelto quella sotto io. Jokes aside, no. At the moment it's quiet around here. Thank Malthus it is. You don't hear a lot of good things from the streets these days. Pazzesco. Vatiers, brigands. This country non parlarmi di Vatier, per favore. No, ho capito, io però volevo comprare, porta pazienza, cioè, vendere. That, just take a look. Allora, intanto la chitarrina fa sempre piacere e la risposta è no, non mi compra la merda. La cosa variata te la compri? Dov'è che era? Safe travels. Ascolta, te sei anche simpatico, però. Però no. E io sto ufficialmente perdendo tempo. Che cazzo devo fare per vendere due schifezze? A parte che metalle ho lasciate lungo il tragitto, tra parentesi. Tasty bread. Ci godiamo la chitarrina. Che dobbiamo fare? Tu sembri un fabbro. Voi mi sembrate dei fabbri. Vero? Buongiorno, bracciante. Warren Nerum. Warren Killey. Red Madness. Bracciante. Raga. Outlander. Isn't this nice? Mm-hmm. L'ultimo che mi ha parlato male.
Ho immaginato di picchiarlo fortissimo. Allora, raga, attenzione. Io vedo la forgia del fabbro, ma non vedo il fabbro. Com'è che funziona? Chi di voi è il fabbro? You little shit boy. I'd rather go tap dance in front of Trucessa than work for a Killian. Io incazzato nero. I don't think she would like that. Apprendista del fabbro. What I'm trying to say is stay away from those olive-skinned cutthroats. They lure you in with nice words and big promises, and then bang, you put your cross under a contract that makes you a slave for a lifetime. Oh, but this isn't nice. Why would they do that? Non è rubare, raga. Because they're a greedy pack who have as much decency and path abidingness as a bloody vatir, that's why. I tell you, boy, I am so sick of those fucking glittery liars. If I were the Grand Master, I'd have thrown them out of this country long ago. Bastards all of them. Sei te il fabbro qua che fai un cazzo. Artigiano. What do you want? No. Cittadino. Raga. Abbiamo dei problemi. Bracciante. E qua il fabbro. True Women. Heartland. Raga, mi sto spaccando un antichi e coglioni. Qua scanniamo le bestie. Non è mai possibile. Quello è un altro bracciante, perché per forza. Oh well. No, da lì ci siamo arrivati prima. Senti, facciamo in una maniera. Sono ancora pesante? Però dai. No, non sono pesante. Ah, ok. Sollevalo. Grande! Trucchetto di magia, signori. Prestigi di bizimizzazione. De, sei te il fabbro? Oi. Ubria. No! Guarda, fai così. Ascolta. No. Ti regalo dei guanti, te. Stop ignoring me. You bloody flood your eyes on me, woman. You think I haven't noticed, don't you? No, guarda, io non. You say sorry at once, or chi è la tua donna? Oh, that you'd like to know, eh? Bernadette. So you can deduce her, me Bernadette. Don't bloody think I'm stupid. No, guarda, a me piace il cazzo. Then you want to deduce me, don't you? E però non te ne va bene una. Of course. What else would you want? I knew it the moment I saw you. Okay, then listen up, pal. I'm way above your league. Mi è super. Apologize. Right now, or you'll see me get real angry. Guarda. Scusa se ti ho. Io non voglio. Voglio stare. Scusa. Oh, well. You're lucky I'm having a good day. Next pazzesco. Time I won't let your fate easy. Visto che. Sei il fabbro? Aspirante. No. Allora, chi è il fabbro qui? Sì, ma se puoi non rubarmi i guanti di ferro, mi fai anche un favore. Sei il fabbro? Ti sto toccando le tette coi guanti? Scusa. Non era. Harper Borkelbocht. Anche a lei. Di qua il fabbro? Raga, da qualche parte sarà sto cazzo di fabbro, non è possibile. Posa lì. Guardiola. Sentite, non so come si legge, me ne frega un cazzo. Raga, cioè, da qualche parte fa. Messer. Stop ignoring me. Stai zitto, hai rotto i coglioni. Il nome è danzante. In. E dove eravamo prima? Walk blessed, my friend. Dai zitta. You look disheartened. I have just the right thing for you. Forno. A visit to our gallery. Dozens of beautiful paintings by different artists, each of them a treat for the eye. Come now, for tomorrow you may not have a chance. No, I
Buongiorno. You there! You look as if you could do with a fine loaf of our unrivaled fresh and tasty bread. I can see it in your eyes. Dai, a me piace il pane. Well, it is fresh and it is tasty. What are you getting at? Vabbè, nel senso, stai calma, era una domanda. Magari era fatto senza strutto, magari avevi una roba... che ne so. Mostrami una delle tue inarrivabili pagnotte. Certainly. For the young and the old, for the tall and the small. See for yourself. È assolutamente senza doppi sensi, raga. Ma questa è istigazione a delinquere totale. Lo compri il coso in avariato, no? Ah, scusa, qua. Comunque non lo compri. Mi è parso di capire. Io non voglio spendere. Allora, facciamo un patto. Se riesco... Vabbè, ma non reagire così, nel senso. Se riesco a... a vendere cosa devo vendere, ritorno, eh. Circondato da teste di cazzo. Ciao. Ulla. Ulla. Lì mi sembra ci siamo andati prima. Io sto continuando a non trovare. You there! You look as if you could do with a fine loaf of our unrivaled fresh and tasty bread. Ammazzo qualcuno prima della fine della giornata. Io ve lo dico, che l'ho sognato che ammazzavo qualcuno. Non so se vi conviene. Ma metallurgia, ci sono passato prima. Non c'era un cazzo di nessuno. Vogliamo provare a tornarci. Magari nel frattempo, non lo so. Eravate in... Cos'era sto rumore? Ciccio, eri in pausa? What do you want? Ma voglio vendere, Cristo! Ma chi è il fabbro qua? What do you want? E ho fatto non bene a inculargli l'erba pipa. Di più. Io sono un agente del karma. E questa è la verità. Qua sopra, ma qua si va nelle mura. Salvataggio automatico, scatta tutto. Qua c'era il paiolo magico del... No, alchimia. Cioè, ho appena rifatto la stessa cosa di prima. Cazzo. Adesso questi diranno, è un piccio che corre per strada. Raga, ma... Possibile c'è la forgia del fabbro e non c'è un fabbro? Ma cosa vuol dire? Qua c'erano i miei amici... dei cappelli. Però Gino, oh well. E niente. C'è un cazzo da fare. Forno Rotan. No. Stop ignoring me. Basta, Gino, ti spacco. Tu chi sei? Cacciatore. Dammi i miei guanti. Qua dove si va? Work blessed. Work blessed. Marketplace. E per forza. Sì che sa. Allora. Tu sei un fabbro. Ti vedo. Hello. Ti vedo. Ciao. Hello. Ciao. Sei te il fabbro, vero? Porim. Warren Nerum. Warren Killey. Red Madness. The fuck is wrong with this world? Quello non mi sembra lo stemma di un fabbro. Che poi non mi serve per forza un fabbro. Mi basta un mercante. Tu c'hai la faccia da cazzo oltre che da mercante, oh, però... Hello.
I haven't seen you around here before. Just take a look around and tell me if you see anything you like. Allora, sai cosa mi piace? I soldi. La cosa che mi piace è, guarda, mi piscio sotto, da dove prendi le tue merci? Ma non me ne frega, guarda. Oh, a bit of this, bit of that. Feel free to take a look. Dimmi che ti compri la mia merda. Ma io ti amo, ma sei mio fratello. Ma che Cristo ti benedica. Te, allora. Arco lungo. Ascia da guerra, non conto di usarla. Dell'ira arcana. La userò mai? No. Valore 60. E per forza. No, sto vendendo o sto comprando? Cioè, oramai c'ho le ansie. Spada di ferro dalle fiamme non succederà mai nella vita. Spada di ferro te la tieni. Tanto c'ho la mia notte gelida. Te. Allora, piccone lo teniamo. Mazza di ferro, tienitela. Le frecce tendenzialmente... vabbè, non pesano. E tra l'altro non le compri per qualche motivo, perché sei una canaglia. Claymore di ferro è tua. E proprio era lì apposta. I bastoni me li te... No, cosa ho venduto? Fermo. No, cosa ho venduto? Il bastone delle fiamme. Sai cosa? Tienitelo. Tanto fa fuoco. Tieniti il bastone delle fiamme, guarda. Me ne frega una sega. Completo dello schermidore. Ce l'ho doppio. E quell'altro là non si fa vestire. Quindi te, piglia. Completo degli starnatti. L'armatura pesante aumenta di 5 punti. Che ansia. Se solo fossi riuscito a portarmi dietro tutta l'argenteria che mi ero inculato. Ma non c'è problema. Tu per caso hai dei vestiti interessanti? Assolutamente no. Anzi, oserei dire anche gusti discutibili. Zaino? Zaino. Che praticamente mi ripago con cosa ti ho venduto. Mi stai dicendo questo? Eh sì. Grazie, Samu. Eh sì. Potremmo quasi togliere ste frecce da in mezzo alle balle. Un attimino. Sì. Raga, dai, per forza. Ma l'elmo sotto il cappuccio? Non penso. Sarebbe troppo bello. Ma è bellissimo. Ma sono la versione medievale di Green Goblin. Ma è bestiale. Però adesso con calma. Ah, le collane lui non le comprava? No, l'avrei visto. Avessi comprato le collane, l'avrei visto. Oh, hello. No, ascolta un attimo. Le collane. No, esatto. Ma non ci guarda, ma non ho nessun problema. Adesso mi sono liberato di un po' di merda. Devo ricordarci di passare eventualmente al forno. Te che prendi? Che vendi? Sure. Alle armi. E quindi in realtà magari mi conveniva venderle a te. Però tu forse pigli le collane. Grande! Tipo, scusami. Ferma un attimo. Io perché ho degli anelli del vigore e non me li metto? Qual è il mio problema? Allora, io direi che tendenzialmente ti posso vendere un anello e la collana della difesa. Perché non me ne frega assolutamente la sega. Se potessi non parlarmi sopra, mi dà anche un po' fastidio. Allora, quelle della magia me ne tengo. Esatto. Te cosa vendi? Non
Non vendi la lotta. Ah, sono io. Testa. Frecce della retta via. Sembrano pazzesche. Ma con tutte le frecce che ho ci manca solo che... Dovrei proprio cominciare, eh? Ah, tu vendi delle bestie. Delle bestie, delle bestie, Dio. Delle bestie. Cuoio duro, è leggera. È andata così, grazie mille. Puoi anche chiudere la bocca che entrano le mosche. Qui. Casa disabitata. Ti interessa questa casa? Allora, cazzi tuoi, fanne richiesta. Chissà. Un giorno. Nel senso, non mi sembra proprio il momento di stabilirmi, tra l'altro, in un posto che mi fa cagare. Però, nel senso, falce dorata? Oh no, questo è sempre mio fratello. Ma qua, qua probabilmente c'era uno speciale, ma... Tutti in pausa. Sempre. Ma poi c'è... Dov'è finita? Sono perso. Cioè, dire che... Ma sembra anche una bella casetta, però in mezzo al mercato. Nel senso... Va bene. Ora. Mercanteggiare, abbiamo mercanteggiato. Abbiamo mercanteggiato. Vabbè, Emporio della Falce Dorata, buttiamo ancora un occhio. Io poi direi che si torna al forno della tizia. Ma quanto silenzio. Ma io ti voglio bene. If only that man knew a thing or two about reliability. Che cazzo parlo What? Anche questo? Yes. Cos'è questo posto? Cosa vendi? Sto cercando lavoro. Oh, you're an outlander, aren't you? The Golden Sickle is the oldest merchant's guild here on Ark. We represent nearly half of this land's trading power. La gilda from dei dates to shadow steel. And of course, we advocate for path-abiding trade in the name of the Lord. Io ho solo una domanda. E ovviamente non è quella che ti posso fare. Dio... È proprio lui, tra l'altro. È il nome di Cristo. Yes. Contrary to some other so-called businessmen, we respect the holy verses when doing trade. We stand for hard work, path-abidingness, and love of our craft. Non mi sembri molto convinto, effettivamente. Is that so? Oh, I wouldn't be here if that were the case, now would I? Potrebbe anche essere, ma comunque... Ah, ma... Quello è miele? Ed è in vendita? Well, that's simple. Whoever wants to be part of our guild has to work towards the benefits of all other sickle merchants. He or she swears to respect our principles. No. And pays a monthly token fee to the guild. No. Depending on the volume of his sales. In return, that merchant benefits from our contacts and is eventually granted the Golden Sickle's badge, which marks him as a merchant of trust. Sì, ma tanto guarda. Walk blessed. Ah, è finito lì il discorso? Walk blessed. Vabbè, è andata così. Nel senso, miele! Ruba. No, no, lo vendi. Yes. Well, a bit of everything. Just look for yourself. Ma questa sembra bellissima, però costa. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia. Cura malattie. Ciccio, sei caro. Capito che devi pagare il pizzo alla Gilda, però... Nel senso... Formaggio, formaggio. Latte di capra, grazie. E vendi un sacco di libri di apprendimento che costano l'anima di Gesù. Dai, liquore di banana mi sembra pazzesco. Liquore di banana incrementa la rigenerazione del mana. La seconda rima non la dico perché è scontata. Però, forza. Miele. Bravo. Però dobbiamo anche tenere presente che se devo passare dal forno sto spendendo tutti i soldi qua.
Vabbè, che la via sia con te e con il tuo spirito. Però parla con Gundam. No, io non sono alla... Devo essere... Non volevo aprire il guardaroba, volevo uscire. Nel senso, io lo so che posso chiedere lavoro, però a me non mi interessa. Cioè adesso se sono i cristiani a chiedermi fai questo, fai l'altro, ne possiamo anche parlare. Cerco proprio te. Ma proprio te. Viviamo. Dopo un lungo periodo trascorso in solitudine, io, Annabella, ricerco un dolce compagno che non disdegni una rapida avventura. Ok, incontriamoci sull'isola antistante Ark, dove potrai trovare un accampamento. Raggiungi l'accampamento nei pressi del lago di Ark. Quanto mi stanno inculando tutto. Eh? Dov'è sto posto? È qua, vero? Ma come minimo. Ma come minimo. Ma non mi aspetto di meno. Allora, qua Under City, soft quarter. No, no, no. Greetings. No. Allora, sono un sacco curioso di vedere la città sotterranea, ma non è il momento. Dobbiamo tornare un attimino. Ah, qua continua. Ah, non era quello lì il mercato. Ma siete tantissimi! I tuoi merci sono in vendita. Faccia di cazzo, ti tiro un... Fa... Libri, libri, vendo un sacco di libri. Però sai cosa? Io non ti do un euro. Mi hai rotto le balle. Picciu di merda. The throne, son of Glorious Pax, after decades of imprisonment by his treacherous son, returns to his position as Grand Master of the Holy Order. The esteemed Tratisha, Natara Dalvarim, thereby returns to her position as second in command, and no one else but Tilor Arinthil himself shall lead this holy city from this day on. Ah, mi vedono loro. Ma non c'è problema, ma la trovo la maniera di fartela pagare. Tranqu. Deve essere adesso. Un altro JPEG qua. Max Fireblood. La casata sta cercando. Vabbè, non mi interessa. E se capita il discorso. Vediamo un po'. Un po'. Silenzio. Cazzo. No. Nah, fanculo. No, no, ma non ti preoccupare. Ma mi ricordo la tua faccia di cazzo. C'hai il cappello da Babbo Natale. Tranqui. Ma super tranqui. Che succederà? Mia sorella qua? Greetings. Do you need a potion to refresh your stamina? Or are you a user of the arcane arts? I have all you'll ever need. Allora, la verità è che mi sono ritrovato a utilizzare le arti arcane, non proprio per mio volere, eh? Nel senso, mostrati un po' come funziona il discorso. Sì, un sacco di pergamene. Ambrosia. Ma io ne ho, secondo me, è vero che ne ho di ambrosia. L'ho finita. Effettivamente sembra che io l'abbia finita. Però costa troppo, ciccia, siete cari. Walk blessed. Siete cari, però io un giretto me lo faccio comunque. Ciao. Morala's blessings, my friend. Morala, famisis, quindi vieni da Kile. Forse sono io. Anche. Non mi ricordo, raga. Well, flee isn't exactly the right word for it. I call it tactical relocalization. Only a stupid businessman will try to sell spices amidst a civil war. Onesto.
onesto. Cosa ha esattamente causato la guerra? Ne ho sentito parlare. Ma io non sono parte, non scappavo dalla guerra io, ma che dici? Che gli dei sono morti. Well, they are blasphemy. What else? The gods have reigned. Well, after those rumors about the Lightborn's death started, the council members must have thought, now's the time for power struggle. Very stupid, if you ask me. I'm very bad for the economy. Thank the sun, I was one of the few who fled early enough. But this madness has cost far too many lives. Far too many. Va bene, in realtà io penso che sono cose che dovrei... Io mi ricordo che ero... Adesso dopo devo... Ah no, io forse ero una Eterna. Però non mi ricordo un cazzo. Cosa vendi? Spices, rugs, delicacies... Arance! Straight from Kile. Banane! Take a look! Bulbo oculare di Vatir, che voglio dire. Assieme ai datteri va da Dio. È stato un piacere, zio. No, come si faceva? No. No! Vuol dire che sono svenuto in mezzo al mercato come un pigio. Vada così.